Questo era un impegno che mi ero preso con un caro amico che ormai non c'è più e che mi aveva chiesto a suo tempo di rifare di riproporre questa Orologio della Passione, questi ultimi drammatici momenti della Passione di Gesù Cristo nella sua chiesa, Don Ulisse. Ed io ho mantenuto fede a questa parola e adesso ci ritroviamo nuovamente con un nuovo assetto a livello orchestrale e a livello di associazione teatrale insieme a tante altre persone che ho chiamato le voci, il popolo di Dio, no? Le voci che fanno parte di alcune comunità, ecco, di fedeli, perché loro oltre a professare la fede fanno anche un servizio a livello anche parrocchiale. E quindi abbiamo inteso riproporre questi momenti che sono momenti suggestivi e drammatici di alta preghiera, con la riproposizione appunto di canti antichi e di testi antichi che testimoniano gli ultimi istanti della Passione di Gesù Cristo e che fanno parte a quelle tradizioni popolari, in modo particolare al filone della pietà popolare. Sono delle tradizioni popolari che, come insomma, c'è il bisogno proprio di cercare Dio come un senso di speranza alla realtà, anche attraverso espressioni di identità collettive dal punto di vista religioso, che nascono proprio dalla spontaneità, dalla creatività e dalla semplicità che solo il popolo, attraverso la forza della parlata in dialetto, riesce ad esprimere. Infatti i testi e le musiche, che a volte sono anche sgrammaticate, perché è il cuore del popolo che parla, non la cultura, quella ufficiale, noi li abbiamo lasciati così originali, come così volutamente ho desiderato farlo, senza correzioni, proprio come ci sono state raccontate e tramandate nel momento in cui ho fatto tante ricerche all'epoca. E quindi la presentazione che rappresenteremo in queste tre serate, prima alla chiesa di San Francesco il giorno 26, domenica prossima alle 18.45, alle 19.45, poi alle 19 al Carvelo, quindi qui sopra, e poi alle 19.45 a San Timoteo, raccontano un pochettino poi quello che è stata la vera storia della nostra comunità quando all'epoca, ma tanti anni fa, quando ci stavano il giovedì, ci attaccavano i campani, cioè non si poteva più suonare, non si poteva più fare festa, ok? Appunto perché iniziava la settimana santa. Poi c'era il momento in cui usciva il venerdì, usciva anche il giovedì sera, pomeriggio, a troc, che praticamente era uno strumento artigianale, dentato, per dire a tutti quanti i fedeli: guardate che state attenti perché sta iniziando questa settimana. E poi c'era il venerdì santo, in cui c'erano queste due processioni. La prima che usciva dal cimitero con la statua del Cristo morto e quindi iniziava il suo percorso sulle strade cittadine, per incontrarsi con l'altra processione che portava la statua della Madonna, di Madre Maria, che usciva invece da una chiesetta, quella della Addolorata, che adesso è una chiesa che non c'è più chiaramente, che era situata nel Borgo Vecchio, e queste due processioni si incontravano addirittura al santuario della Madonna delle Grazie, in un secondo tempo poi sulla Madonnina, e poi in effetti poi si è perso questo uso di fare questa processione a questo livello. E quindi dopodiché ci stavano i canti, ci stavano le preghiere durante la processione, e poi quando ci si fermava nel piazzale della cattedrale e poi addirittura in chiesa. E quando c'erano queste due processioni che si incontravano ed insieme si formava una grossa processione per le strade cittadine, c'erano appunto questi canti e queste preghiere con dei simbolismi che praticamente simboleggiavano, scusa il bisticcio di parole,
le ore della passione di Gesù, praticamente il No, praticamente c'erano dei simbolismi, c'era la croce, c'era la corona di spine, c'era un gallo, c'erano i chiodi, c'era il martello, c'era la fune, cioè tutti quegli attrezzi che sono serviti purtroppo alla crocifissione di Gesù. In effetti il pubblico prima è spettatore, ma poi, come hai detto tu, diventa veramente, non dico interprete, ma diventa protagonista proprio della sua storia, perché questo momento è il momento più alto della cristianità. I brani sono appunto monocordi e ogni tanto ci sono dei momenti che l'orchestra fa degli intermezzi musicali, appunto per dare un pochettino respiro allo stesso brano e agli stessi recitativi. Ma ti dico che in pratica, quando si rientra poi nelle case, sembra di aver ricevuto un pugno nello stomaco, e nello stesso momento sembra di aver ricevuto una carezza proprio nell'anima di ogni cristiano, perché tutto questo, che non è, ritorno a dire, uno spettacolo, sono dei momenti di alta riflessione di altra preghiera. E poi ogni volta che facevamo le prove tutti eravamo emozionati nel sentire il parlato della Madonna, perché sono delle metafore meravigliose. Ti voglio soltanto citare, perché io qualche momento in cui c'è il parlato della Madonna con Gesù alla croce, quando la Madonna chiede al figlio: o figlio, arripami si porta, fammi vedere se si vivo o morto. E Gesù che risponde: o mamma, non te posso arrapare, che cinque zocche che stanno attaccate e che nate cinque zocche che stanno inserrate. Poi addirittura Gesù, che sta per morire, e affida a San Giovanni la mamma, e che dice a San Giovanni: Giovanni, frate me, che me l'hai fatta? A crona d'oro in terra hanno iettata, quelle di spine mi hanno messo in capo. E poi la Madonna che termina: o figlio del tuo cuore, sopra sta croce tu stia afflitta e muore. Perdona a tutti quanti sti peccati, a chi ti ha fatto male e condannato. Questi sono soltanto un piccolo esempio di quello che sarà l'intero prodotto di questo progetto.